siamo qui con i nostri ospiti, Cantiere San Germani, possiamo chiamarlo così, nel senso che Cesare San Germani, per parlare un po' di nautica, di barche, di regate, di un po' di mare, perché sai, qui siamo un po' in collina, sentiamo un po' la mancanza. Dopo l'anno splendido che abbiamo passato da te, che sentivamo i curpi de mali, sutta, eccetera, adesso siamo... Quanto saremo dal mare qui? Un chilometro, forse nemmeno. Non so, bisognerebbe sentire Fabio, ma credo che un chilometro forse non ci sia, in linea d'aria. Però essere sul colpo del mare è un'altra cosa, no? Intanto se vuoi presentarci i tuoi amici... Vabbè, li presento io, sarebbe giusto che allora, li presentassi tu. Mi faccio io da interlocutore per col microfono, perché voglio presentarvi il nostro amico, posso permettermi di dire così, a friend of mine, Mr. Dieter from Germany. Yes, good evening. Che è venuto, è un amico di Cesare, credo posso dire anche un cliente di Cesare, che è proprietario di una magnifica barca di 21 metri e che è qui probabilmente per amore di mare. E invece il dottor Rocca Tagliata, che è un velista accanito, con lui parleremo un attimo poi di altre cose. Volevamo parlare un attimo con Cesare, ricordando quando eravamo lì da te, che c'erano tutte queste barche sotto, i lavori che facevate, l'abbiamo seguita in un modo un po'... è un peccato che non abbiamo delle immagini del cantiere oggi, adesso. C'è delle barche dentro, cosa stai facendo? Stiamo lavorando come tutti gli anni, dividiamo il nostro lavoro tra una barca nuova e qualche barca in rimessaggio, dove si fanno lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dipende un po'. È una solita routine. Come avete visto? La nautica va bene? La nautica va male. La nautica è dimenticata da tutti, partendo dal governo, tanto per dire qualche cosa anche su di lui. Tutti sono convinti che la nautica sia una professione, se si può usare questo termine, dedicata ai ricchi e per i ricchi e fatta dai ricchi, per cui viene boicottata in tutti i sensi. La nautica nel porto di Lavagna dà sostentamento a almeno un migliaio di persone, per cui credo che non sia da dimenticare, così come è stata dimenticata fino tra adesso. I vari cantieri, perché tra i vari cantieri, l'indotto della nautica in generale. Ci sono diversi cantieri, ci sono diversi reparatori, motori, barche, elettricisti. Tutto quello che riguarda la nautica interessa circa un migliaio di persone. Per non parlare poi del ristorante, quello che poi porta alla città, ovviamente. Certamente. Ecco. La differenza in velocità tra una barca dall'amico Cesare è una barca super tecnologica, è così grande, effettiva? Cioè, che differenza c'è, parlando dello stessa velatura, dello stesso metraggio, se fosse possibile un paragone del genere, che differenza c'è in nodi tra una barca in legno di porto e una barca tecnologica da regata? Io penso che non si possa fare un paragone. Non si può fare un paragone. È come dire un oggetto. Due barche che hanno la stessa lunghezza camminano allo stesso modo. Ecco, per cui, però, no. Allora, queste sono molto più leggere. Hai capito dove volevo arrivare? È il galleggiamento che fa camminare la barca. Cioè, tu hai una formula che esprime, sulla base della lunghezza che hai al galleggiamento, esprime la tua velocità di onda. E lì non si scappa. Poi con una barca tecnologicamente più avanzata, eccetera, si può arrivare a quello che si può anche forse erroneamente chiamare la planata, cioè, perché non siamo a livello della deriva che entra in planata, anche che superi la velocità critica. Lo fai un surf con queste barche, soprattutto in andature portanti. Però non è che ci sia una diversità di velocità. È chiaro che il comportamento in mare è talmente diverso che poi la velocità, la diversità di velocità viene fuori, ma non per il fatto... Non è così sostanziale. Alla fine sì, una da regata ti fa i giri in giro perché ha le vele che sono... riesce ad arrivare alla sua velocità critica con maggiore facilità. Maggiore accelerazione, miglior passaggio sull'onda. E sono tutte quelle cose che te la fanno... Pesa un decimo di quello che pesa una barca da crociera, che ovviamente ha dentro cuccette,
comode, bagno, toiletta, alcune anche il forno, l'aria condizionata, frigorifero. Noi abbiamo cuccette di tela e alluminio, il WC chimico, insomma, il minimo indispensabile. La barca di Gunther, com'è? Che ce l'avete? Volevo, scusate, prima Nico, io ti interloquisco così sagacemente. Allora, intanto una domanda polemica per Cesare, a cui voglio estremamente bene, però la devo fare, perché qui abbiamo la prova vivente che un tedesco di grande Germania, Sturmtruppen, viene giù dalla Deutschland e si compra una tua barca di 21 metri. Abbiamo sentito dire al Salone Nautico di Genova che la nautica è finalmente in ripresa e tu invece ci sconsoli con questa risposta che dici non va bene, purtroppo va male. Noi invece amiamo pensare che il tuo pessimismo, peraltro senz'altro giustificato, sia un po', come si dice, un osso nel taschino, cioè che il classico mugugno del genovese, perché insomma Dieter è la risposta vera alla senz'altro. Allora, l'ha comperata prima della crisi. Ah, l'ha comperata prima della crisi, Dieter. You buy your boat before crisis. Ecco, ad ogni modo che barca è, forse ce lo puoi dire. La sua è una barca classica degli anni 60, di legno tradizionale, quando la gente andava a mare con barche diverse di quelle di oggi e facevano anche le regate con quelle barche lì, perché non si regattava con la propria barca e non con il mezzo che veniva utilizzato solo esclusivamente per la regata. Era la tua barca da crociera e andavi a fare le regate, perché tutti regatavano in quelle condizioni, era uguale per tutti, era molto meglio. Era tutto sommato era molto meglio, perché non c'erano questi. Poi hanno cominciato a sbarcare le porte delle cabine, cominciato a sbarcare i paioli, ha cominciato a fare vele sempre più anche lì. Le coccette mettevano. E poi si è arrivati all'esasperazione di oggi. Ora qui vediamo una fotografia, uno splendido interno di una tua barca, tratta dal tuo libro, dal libro sui tuoi cantieri, sulla tua famiglia e sui tuoi cantieri, con tutte le barche che avete costruito. Abbiamo qualche difficoltà a farlo vedere bene, ma da questa foto credo che si capisca perfettamente che cos'è l'interno di una tua barca, che cos'è l'interno di una barca da diporto. Certo. Ora non abbiamo la controprova dell'interno di una barca da regata, ma è molto vuoto, molto è molto spartano. Tra l'altro ricordo per i nostri telespettatori che Cesare, con il suo cantiere, ha festeggiato proprio 2 anni fa il centenario della fondazione, e il libro è la testimonianza di questa celebrazione doverosa, perché credo che quando si parli di San Germani non è un bulacco di pittura che gli sbattiamo a bordo, ma significa una Rolls Royce del mare. Noi l'abbiamo detto per un anno mentre facevamo i programmi da Cesare, ma in effetti è così. Dico bene, Dieter? Ecco. Io ho rappresentato... Un momento che non abbiamo il microfono, eccolo qui. Dieter, arrivo. Io ho rappresentato il proprietario di... molto molto contento di Bacca San Germani. Mia barca costruito 35 anni fa. E di barca io arrivato in porto, tutto in Mediterraneo, the people said this is Bacca San Germani. Naturalmente. Sì. Naturalmente. And the value, I'm speak English. Sì, sì, speak English. The value more higher. Naturalmente. No, the most of the boat, tutto bacchi, the value down. The Bacca San Germani invece mantiene il valore nella manutenzione, sì. Ricordiamo, ricordiamo per il nostro pubblico a casa. Padre di Cesare, sì. Perfetto. Perfetto. Ricordiamo per il nostro pubblico a casa che la caratteristica, il marchio in ditta, Cesare, penso che si possa dire, delle barche San Germani è una linea, una linea con i tre punti finali che sono se anche lo troviamo, lo facciamo vedere. E ce l'hai su tutte le pagine. Su tutte le pagine, Nico, in cima. Questo è il marchio di fabbrica della sì, i tre punti, San Germani, tre punti. Sì, che poi quindi, sono la S dell'alfabeto Morse. Lei è molto felice di avere una barca San Germani. Sì, tutto felice. Allora, com'è che si vive dalla Germania all'Italia strada facendo, come dice Baglioni? Perché è più bello stare in barca che non stare in Germania. What do you mean? Live in the boat, not in Germany. I enjoy very much to stay here, to live on board.
And this is è molto più contento di stare qui e di vivere in barca. Beautiful for me. Fantastico per lui. To stay on board and to live in a boat like this and to use the boat in the Mediterranean. Caffè Pagano. Yes, yes. La sua casa è la sua barca, come dice il nostro amico Noel Vindali, traduttore simultaneo. Allora, Nico, io direi di chiedere al dottore invece di fare ancora una domanda un po' provocatoria, dottore. Fermo restando che io immagino che chi fa voglio dire, chi fa regata abbia proprio, mi immagino che sia un concetto sportivo oltre che un concetto marinaro, no? Naturalmente, però le è mai venuto in mente, per esempio, di lasciare la barca da regata per avere magari un legno da crociera o una cosa diversa? Non ha mai pensato, forse anche per poter, magari io immagino che i suoi familiari saranno contenti quanto lei di fare regata, ma per avere... No, no, ecco, ma ho toccato proprio un tasto dolens. Dica, dottore. Beh, no, direi che c'è una differenza notevolissima. Chi fa la regata vive la regata come una competizione, come una sfida, la ricerca della miglior velocità della barca, della miglior prestazione. Chi fa la crociera pensa all'aspetto più ludico della cosa, più rilassante, più da famiglia. Nelle mie barche precedenti, che erano più da crociera, portavo moglie e figlia. Su questa non ce le posso portare. Mia figlia viene con me ogni tanto perché sta facendo la scuola a vela, fa un po' di regate, eccetera. Ma sono due mondi diversi. E purtroppo più il tempo passa, più viene fatto di tutto perché a quelli come me passi la voglia di regattare. È sempre più difficile, è sempre più complicato, è sempre più costoso. E ci sono dei regolamenti di regata che sono sempre più astrusi, se vogliamo. Per cui finirà che poi alla fine le regate le faranno in quattro. Si vede la diminuzione del numero di partecipanti nei vari campionati, nelle varie regate. Come diceva giustamente Cesare prima, una volta si faceva la regata con la barca da crociera. Io ho cominciato su barche che erano di legno pieno, di legno massello, con dei dritti di prua che erano spessi 15 centimetri e andavano, erano le vere barche d'altura. Oggi noi facciamo, è come correre un rally con un Formula 1, si rompe. Certo. Difatti quando poi ci sono le regate impegnative vere altura, tipo la Giraglia, si vede coperte che si aprono, porte che non si chiudono più perché lo scafo si muove, mettendo anche a rischio la vita di chi c'è sopra. Io con certe barche, con la mia attuale barca, che è fatta in composito e carbonio, non mi sognerei mai di andare di notte in Corsica. Okay. Mentre con le barche che fa Cesare mi sognerei di andare ovunque. Me le sognerei solo, purtroppo, però... Senta, dottore, è un augurio che le facciamo di potersi un giorno decidere e comprare un pezzo di Cesare. Ma la comprerei subito, solo una questione di tanti soldi. Lei è una domanda, Marco, piccoli, fa il timoniere della sua barca, lo fa lei? Normalmente io faccio randista, ultimamente ho anche fatto il timoniere, domenica pare che l'abbia fatto anche abbastanza bene, mi hanno detto. Scusami Piero, che poi ti ho dato anche del lei chiamandoti dottore, scusa Dieter che ci siamo dati del lei, io concluderei con un concetto. Allora, ricordiamo al nostro pubblico che da qui a un mese o due ci sarà il raduno San Germani davanti a Portofino, sì, Cesare. Noi per il nostro pubblico, che ricorderà con quanta veemenza abbiamo pubblicizzato la nostra trasmissione dal porto di Lavagna, che poi per motivi sopradescritti abbiamo dovuto rinunciare, non abbiamo perso la speranza invece di riuscire a registrare un giorno una puntata della nostra cantina fra amici su una delle tue barche. Quindi se Dio vorrà e se Cesare San Germani ci aiuterà, lo faremo. Abbiamo la sua. Abbiamo Dieter, ce lo giochiamo come una biglia sulla tua barca, Dieter. Questo. Facciamo un applauso ai nostri ospiti della vela, Cesare. E vi ringraziamo due volte. Siamo tornati a casa e questa scritta ci fa un po' vedere che effettivamente siamo tornati a casa, perché noi in casa di Cesare ci siamo trovati a casa almeno negli ultimi 3 anni e un anno precedente. Certo. Anzi, ci manca molto la tua casa. Anche perché avete pagato un poco d'affitto, per cui questo è una casa, questo è la casa del... Ma ti devo dire che abbiamo pagato poco d'affitto in ogni parte in cui siamo stati, ma questa è stata la parte più divertente. Vabbè. E quindi vabbè, questo concetto. Va bene, grazie. Allora, con Cesare però non possiamo ovviamente ogni tanto non fare un po' il punto della situazione, perché in casa di Cesare, l'abbiamo detto centinaia di volte, siamo davvero in casa della Rolls Royce del mare, e quindi vediamo un po' le barche, le meraviglie della scienza e della tecnica che tu stai approntando.
Andiamo a vederne una subito? Sì, andiamo. Subito. Certo, siamo qui apposta. Allora, siamo a bordo di una tua barca che si chiama? Siamo a bordo di una barca che si chiama Enteara, costruita dai cantieri Becconcini tanti anni fa, che ora noi stiamo cercando di rimettere in sesto. Allora, andiamo a vedere un attimo, certo, le opere sotto. Certo, vi illustro cosa stanno facendo. Va bene, allora io per comodità vado avanti, anzi scusami, Belli, che qui si precipita velocemente. Tra l'altro, come al solito, ragazzi, vi devo dire che è sempre un evento salire su questi meravigliosi giocattoli, che sono delle meraviglie della scienza e della tecnica. Questo cantiere Becconcini è un cantiere famoso? È un cantiere famoso che fa, adesso sta facendo grosse ristrutturazioni più che costruzioni. Hanno costruito poche barche negli anni 60 e qualche una negli anni 70 e basta. Ho capito. Scendiamo. Qui vedete Genito che sta approntando una lavorazione tipica del cantiere. Stiamo mettendo un secondo fasciame incrociato, resinato con resina epossidica, un fasciame di mogano, e sarebbe lungo il discorso e non interessa a nessuno, insomma, in buona sostanza. Ecco, comunque serve per dare una maggiore consistenza. Questa barca aveva dei problemi strutturali, era sbilanciata, squilibrata, aveva un fasciame diagonale e un fasciame longitudinale. Noi abbiamo tolto il longitudinale esterno e mettiamo un diagonale in contrapposizione, all'altro diagonale, poi rimettiamo il longitudinale esterno. In pratica si equilibrerà. In pratica si equilibrerà, giustamente. Vedi che sei bravo. D'altronde. Senti, possiamo chiederti chi è il proprietario della barca? Il proprietario di questa barca è il dottor Gianmarco Moratti di Milano, Moratti Inter, Moratti Petroliere. Sono tanti anni che è tuo cliente, Moratti. Sì, 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 no? Sono tantissimi. Un fedele cliente del cantiere. E per quello che hai accettato di revisionare una barca anche nostra. Che non è nostra, in effetti. Allora, andiamo a vedere un'altra cosa. Tanto certo. Genito lavora. Genito lavora e via. Pronto. Ti informa Genito, te vedo bene, te vedo bene, te vedo bene, te vedo bene, ti pacifici, giù ABC. Sì, andiamo. Tito, vegni, molo Genito quello, vegni. Il tempo è prezioso. E intanto possiamo vedere in questa camminata l'operatività questa dei ragazzi. È una vecchia barca nostra del 65, è ritornata all'ovile, andiamo avanti, è ritornata all'ovile, gli stiamo facendo grossi lavori di ristrutturazione, di maquillage, pitturazioni, eccetera, eccetera. Perché il nostro pubblico saprà, ma se la zia di Borgotaro non lo sa, è bene ricordarglielo, che le barche in legno necessitano di un maquillage, direi quasi costante, Cesare, no? È importante. È importante soprattutto per il cantiere. Sì, al di là del cantiere comunque è no, importante per la barca in sé. È importante perché la barca mantiene il suo valore nel tempo, soprattutto quello. Siccome il legno sta ritornando alla grande, è giusto che la gente pensi che bisogna tenere le cose bene. Certo, è importante davvero. Allora, questa è Valentina, la barca di Cesare. È ex mia barca perché l'ho venduta. L'hai venduta. Mio padre diceva, le barche non bisogna affezionarsi, le barche vanno fatte per essere vendute. E qui. Adesso questa barca va a Venezia, alla prima mostra delle imbarcazioni in legno, che è tenuta per la prima volta quest'anno a Venezia e che avrà, speriamo, Una grossa eco europea, lo facciamo apposta, per cui è l'interesse nostro che portare un pezzo come questo, che è un pezzo che ti eri costruito appositamente, che avevamo costruito per fare le regate. Sì. Che dimensioni ha, puoi ricordarti? Questo è un 6 metri stasa internazionale, non vuol dire che sia 6 metri di lunghezza, vuol dire che è una formula che alla fine sviluppa un risultato di 6 metri. Cioè vuol dire che tu fai delle regate ad armi pari con gli altri perché sei un 6 metri, come dire sei una Formula 1, sei una macchina da rally, insomma, è una formula speciale, una formula che risale agli anni pre-guerra, immediatamente dopo la prima guerra, è una formula degli anni 20. Tra l'altro una barca secondo me di una bellezza straordinaria, soltanto per questa magnifica codona. Beh, questa è un po' caratteristica di questa barca a becco di flauto, che era l'epoca, in quel periodo la progettazione si orientava su queste linee fatte così, ma poi qui c'è tutta una ragione di pesi, di risparmi di pesi,
e di lunghezze al galleggiamento per cercare di camminare il più possibile. Insomma, non è così semplice da spiegare in due minuti. È una barca che va veloce, Cesare? Non eccessivamente, perché è una barca vecchia come concetto. Non è una barca sull'acqua, ma è una barca nell'acqua, cioè pur essendo una barca abbastanza piccola, ha un dislocamento elevato, per cui non planerà mai questa barca, non ha tendenze di planata, potrà arrivare a qualche volta andare in surf, appena appena sulla cresta dell'onda, ma per pochissimi secondi, perché non ha linee plananti, è una barca a dislocamento, come dicevo prima, vecchia come concezione, vecchissima. Allora, andiamo un attimo fuori Tito a vedere che cosa ci riserva, se sei d'accordo Cesare. Certamente, andiamo. Abbiamo un magnifico due alberi qui di fianco, Cesare. Un vecchio progetto degli anni 50, un progetto di Giles, un progettista inglese che era noto per le barche da regata a suo tempo. Infatti questa era una barca che, nonostante oggi sembri una barca da crociera perché ha delle linee antiquate, era una barca invece da regata che ha avuto successo proprio negli anni 60, vincendo anche una giraglia una volta. Una barca enorme, 23 metri, non è un gran, insomma, una bella barca. Tu pensa che questa barca è tutta fasciata di tavole di teak massiccio. Tavole di teak massiccio, il che vuol dire che oggi per fare una barca del genere bisognerebbe disboscare una foresta di quelle poche rimaste giù in Thailandia. È veramente un pezzo da museo, non si potrebbe più costruire una cosa del anche genere. Anche perché i costi sarebbero proibitivi ovviamente. Sì, anche perché non esiste più oggi una tavola sufficientemente lunga per costruire una barca del genere. Non che ci voglia una tavola dalla prua alla poppa, però il teak lungo 10-11 metri oggi è quasi impossibile trovarlo. Che monte Madosso, se poria, eh? Ma penso di sì, non c'è problema. Cosa andiamo, dici? Andiamo. Bella vista di qua su. Bella vista, sì, un po' come ai vecchi tempi. Sì, è vero. Sono senza parole perché è veramente imponente vista questa. Credo che una crociera con 5-6 belle donne potrebbe essere piacevole a bordo. Dipende cosa ci fai con le belle donne, perché se non ci puoi fare niente non è più piacevole. È vero anche questo. È vero, tra l'altro da qui Messere si domina la valle, vediamo tutte le tue barche. E c'è anche, scusa Tito, c'è il Leudo col quale, ti ricordi, abbiamo fatto quel bellissimo servizio partendo dal Porto Antico. In lavorazione. Stiamo facendo un po' di lavoro. Là sotto c'è l'albero, vedi che stiamo facendo l'allungamento dell'albero secondo le misure, quelle originali di una volta, dei vecchi maestri di Riva Trigoso. Armando come sta? Bene? Armando sta bene, sì, lo vedo domani con una troupe di Telegenova. La concorrenza. E questa barca che vedi qui di fianco all'Eudo è una ex barca da regata degli anni 60 che si chiamava quando è nata Xingu e apparteneva a Gianni Lancia, quello che ha fatto da noi il secondo pensiero, Lancia automobili. Successivamente, lì. Di fianco c'è un'altra barca che si chiama Suala, che è una ex barca da regata anche quella, nata apposta per fare la Tuton Cup del 68, che fece schifo comunque. La barca? Sì, scusa. Dello stesso progettista di questa dove siamo Giles. Sopra, di Giles, Lauren Giles di Leamington. Questa, come vedi, è una barca in lavorazione, quando Tito ci aiuta con le immagini, è una barca in lavorazione, per cui non si presenta tanto bene, però ti garantisco che oggi fare una barca così è uno sforzo finanziario notevole, notevolissimo. Scusa la domanda per mia zia di Borgotaro. Così. Tua zia di Borgotaro, digli che mi telefoni in cantiere, che glielo dico brevi. È bellissima. Va bene, allora che dire? Noi, Tito, penso, probabilmente abbiamo già fatto abbastanza tempo. No, ma la cosa bella di questa barca è che è tutta originale. Come è nata, così la vedi adesso. Naturalmente gli interventi che stiamo facendo adesso sono interventi conservativi, per cui
rimarrà sempre in questo stato. Ecco, sarebbe piacevole, spero, che si riescano a portare all'acciaio questo. Certo. Perché così pitturati sono bruttini. Sono bruttini, però. Erano così all'epoca. Esatto. Si usava pitturare di bianco perché erano zincati. E essendo zincati la zincatura poi diventava opaca e diventava brutta, allora i marinai se li dipingevano. Adesso li vedi così perché gli hanno dato una pittura speciale anticorrosiva che è diventata nera con l'acqua, ma sono ancora perfetti. Sono così bianchi. Quindi questa è ancora tutta roba di Pattaro? È tutta roba di pre-Pattaro. Pre-Pattaro, sì. Comunque ragazzi, ecco una cosa che bisogna ricordare al nostro pubblico, che una volta, non so se continua questa tradizione Cesare, forse non più perché non è più competitiva, almeno immagino, però il cantiere fabbricava tutto quello che vedete, le corde no. Certo. Però facevamo le impiombature, facevamo tutto noi. Esattamente, quindi tutto quello che c'è a bordo era fabbricato dentro al cantiere, unico cantiere al mondo credo che usasse, forse no all'epoca. Ma avevamo la fortuna qui a Lavagna di trovare manodopera specializzata, per cui potevamo farci tutto. Gli altri in giro per il mondo nostro che poi è il mondo italiano se vogliamo, non avevano questa fortuna, per cui dovevano per forza andare a costruire accessori a destra e a sinistra o comprarli fatti, ma noi qui avevamo un po' di tutto e siamo riusciti proprio per quello a fare quello che abbiamo fatto. Allora, speriamo di farlo ancora. Direi di chiudere con un'immagine, Tito, che è questa. Guarda, là c'è un caterpillar che esce dal mare, che probabilmente riesce a far gioire il suo proprietario perché un sassetto mette in moto le comana a macchina, Grololi. Certo. Però devo dire che il fascino di questi vecchi velieri è qualcosa di unico e raro. Allora ricordiamoci che esiste Cesare San Germani col suo cantiere e soprattutto ricordiamoci che esiste anche la sua sala tracciato, che noi spendendo quello che c'è da spendere la buttiamo un po' lì. Va bene, allora grazie a Cesare, torniamo a scuola Santa Giulia e continuiamo. E auguri. Cantiere, naturalmente San Germani, venerdì pomeriggio. Siamo venuti a trovare un po' Cesare con i suoi ragazzi. Oggi, per dire la verità, mi sembra una giornata un po' piena di nervosismo, però andiamo lo stesso a vedere come butta. Leva un po' sta bellina telecamera che mi serve una mano libera, Tito. Sì. Assidoro. Andiamo un po' a vedere cosa succede al piano di sopra. Ah, c'è qualcosa di... Carino. Permesso? Ce l'ho fatta. Permesso? Lo so che è un momentaccio, non mi guardare così. È un momentaccio, si capisce, non c'è nessun problema, però. Oggi non è neanche la giornata, non è neanche giovedì, perché è giovedì che si mangia la trippa. Sì, c'è giovedì trippa, quindi trippe non te ne toccano oggi. Va bene, io. Perché oggi è di magro. Io mi scuso se siamo venuti. Dove mi metto? Mi metto loro un po' il belino. Stai attento ai buchi, il belino è un po' che lo rompi, ma va bene. Pazienza. Allora, noi ci sembrava giusto venire un po' a vedere quelli che lavorano sul serio. Quelli che finora abbiamo fatto delle cose più o meno finte. Oggi invece il cantiere è operativo, siamo in orario di lavoro. Mi pare che Zenito ci abbia un polverino verso anche lui, ma comunque. Venerdì, capisci bene. Ti devi venire del lunedì che siamo ci freschi. Se mai sei passato un trucco prima, ve sei fatti belli e via. Truccati da lavoratori prima per far vedere che. Stati in avviso, così se andiamo in porta al parco, dico la giusta è posta. Sì, ti hai ragione, E adesso già che siamo qua ti dico quello che stanno facendo. Sì, dai, dimmi. Stanno finendo questa coperta. Abbiamo tolto la vecchia coperta e stiamo mettendo una nuova coperta sopra. Tech, spessore 20. Genio, quanto siamo? 22 o 24? 22 mm di Tech. Ecco, ma con questo caldo invece di una coperta non era meglio un copriletto o qualcosa del genere? No. Vabbè. Sì, periodo politico una volta. Cioè. Però vedo che il Tech ha un andamento curvilineo, Cesare. Come viene ottenuto questo?
il deck ha un andamento dritto nella tavoletta e però sulla barca segue il bordo della barca, per cui si tira con dei morsetti, con dei sistemi che ora vedrai mentre lo fanno. Ho capito. Sono i segreti professionali. I segreti professionali, non posso domandare più di tanto. No, capisco bene. Quello là è carta buono? Quello là è carta buona. Quarta buona. Io lo cartabon in genovese. Cartabon, come lo dicono i cartabon in genovese. Lui invece che cosa sta facendo? Cioè? Ma lui sta preparandosi per fare lo stesso lavoro, sta togliendo quello che hanno fissato ieri, perché aspettiamo da un giorno all'altro, mettiamo due tavolette, tre tavolette a seconda di quello che si può fare, e poi quando la resina è secca si toglie tutti gli accrocchi del giorno prima e poi si rimette un'altra tavola avanti così. Senti, naturalmente, come abbiamo già visto altre volte, poi la coperta bisogna gommarla. Poi la coperta, in tutte queste fughe va messa la gomma, che è una gomma sintetica bicomponente, ora non so. Vabbè, inutile farlo. Senti, che barca è questa? Questa è una barca nostra del 1967. Una barca fatta per la famiglia Boroli, il vecchio Boroli, l'Achille Boroli, che ha fatto da noi 6-7 barche. E questa è il Noa Noa quarto, poi ha fatto la Noa Noa quinta e poi il Giuli Madara, un'altra barca. Un'altra barca ancora. Senti Cesare. Sempre più grandi. Visto che ecco, vedi che è dritta, sì, rispetto all'andamento c'è un po' di freccia. L'ha lasciata un po' grassa. Anche. L'ha lasciata un po' grassa perché intanto poi ci va fatta la fughina precisa della gomma, che la facciamo in un secondo tempo per correggere gli eventuali errori, chiamiamoli. Si compensa. Ecco, come dice Genito, se compatisce. Se compatisce, genio. Se compatisce. Tolo Marcellino, vieni un po' la destra. Marcellino la devi. Vieni a vedere Marcellino nel suo antro. Il reparto pittori da questa parte. Eccolo là. Marcellino, che non siamo mai riusciti ad averlo in trasmissione. Per nostra fortuna, quello è il mio amico Marcello, amico d'infanzia tra l'altro. Per stare allegro. Sì, ma vabbè. C'aveva da bambino, quando eravamo bambini, c'aveva una sorella bellissima, te la invidiavamo tutti tua sorella Marcella, adesso è ancora una bella signora. Senti Cesare, adesso scherzi a parte. Già che te l'abbiamo menato, non vogliamo vederlo un attimo prima di andare via, solo qualche minuto? L'albero del Leudo, che punto è? Lo vogliamo guardare? Sì. Allora, Tito, a morte a momento, sì. Sei nugheato da Dicchi, Cesare? Ma volevo far vedere, già che siamo. Cioè, io non vengo lì che mi scappa. Cioè, sono peccato, no. C'erano i ragazzi lì. Che facevano il gozzo? Che facevano la coperta del gozzo. Ma ci sono. No, non cado, stai tranquillo. No, spero perlomeno. Allora Tito, li hai già ripresi questi ragazzi che fanno la copertina del gozzo? Di chi è il gozzo, Cesare? Di quel cane marcio? È di quel cane marcio, va bene, sì. Va bene, è il gozzo di Egidio quello lì, quindi adesso lo sappiamo. Bandiera ombra, lì non si può parlare. Bandiera ombra. Sarà di qualche società straniera, extracomunitaria per non pagare l'IVA. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere un po' l'altro. Questo lo credo, non è meglio no. A morta un po', Tito. Ecco, meno male che non ci ha ripreso mentre sono sceso da quella scala lì, perché io no, sei non l'ho mai un soggetto detto. A rischio. Sono un soggetto a rischio per queste altitudini. Allora, Tito, sta già inquadrando questo bel leudo. Ne vogliamo questo parlare? È un rivanetto. Bello. Un rivanetto, che è un leudino, diciamo un leudo piccolo, degli anni, qui parlano addirittura di una ricostruzione su una vecchia chiglia del 1800, fine 1800. Addirittura su una vecchia chiglia? Su una vecchia chiglia. Pare che questo sia il recupero di un vecchio rivanetto che era partito da Riva Trigoso e che faceva servizio qui avanti e indietro, soliti per portare la sabbia, per portare quello che era il carico. Il famoso suraine. Un suraire. Che poi è stato venduto giù all'isola della Maddalena e ha fatto servizio fino a 30 anni fa, forse più di 30 anni fa, quando poi è stato abbandonato e in un secondo tempo ricostruito. È fantastico però, Infatti la quiglia in buona parte
è ancora forse quella originale. Per cioè cui il legno abbiamo più scuro, Cesare? Esatto, la parte alta, la parte sì. sotto è stata aggiunta. Qui siamo di fronte a un pezzo con oltre 100 anni di vita, insomma. Incredibile. Almeno certi pezzi di questa barca sono... Senti, che legno è? Domanda scema. Pino, solito. Giuseppe, non lo conosco. Quello da Giuseppe. Pino marittimo che si usava, chissà questo poi dove è stato preso. Ho capito. Senti, allora, dopo questo leudetto che ci abbiamo trovato con Igiola in cima, che non l'abbiamo detto, ma che c'è laggiù. Sì, sì, stava lavorando. Adesso tu mi dicevi prima che però non puoi fare la coperta tutta di sì, seguito. Sì, certo. Quando noi abbiamo incollato quelle due o tre tavolette nelle posizioni in cui si può, perché non... se ne fa un pezzo a prua, un pezzo a poppa, un pezzo al centro, dove certo. capita poi, perché poi deve seccare la resina e nel frattempo si fa dell'altro. Certo. Tipo, non so... Andiamo di là, andiamo in segheria che è un ambiente raffinatissimo. E, entriamo da questa parte, secco sui denti a Tito ed ecco qui che ci troviamo di fronte all'albero, ve lo dico io perché lo so, perché... l'abbiamo portato dal porto di Genova. Sì. Questo è l'albero, non quello Tito. Non quello che sta inquadrando adesso, ma quello più grosso. Quello più grosso. È l'albero dell'Eudo, Domenica Nina. Ma l'ho stoppata solo perché sei. Sì, no, la... no, ma bello così. No, genio, ma non dobbiamo mica. Genio, non dobbiamo mica far bella figura. Cioè, siamo chi bello va. Viatilo, Vicevi venengo lì con l'erba, che ne altri contiamo con sulle, non ti preoccupare. Noi abbiamo, non so se vi ricordate le immagini dell'Eudo quando abbiamo fatto la traversata del Golfo di Genova, c'era un albero in una posizione un po' anomala, sì, era l'albero dritto e accorciato. L'accorciato è una conseguenza del fatto che i leudi, quando erano stati trasformati da barche a vela a barca a motore, non avevano più la necessità di muoversi con poco vento, per cui c'era la necessità invece di avere una velocità costante e hanno messo il motore e quindi per hanno abolito l'albero favore del motore e poi pian pianino i motori hanno sostituito direi completamente la vela, però l'albero serviva come bigo da carico, serviva certo. come altre cose. Invece noi adesso vogliamo riportare il piano velico allo stato originale. Quindi abbiamo i disegni. Per cui abbiamo tutti i disegni, abbiamo il piano velico rivisto e rivisitato da personaggi che hanno navigato a suo tempo sui leudi e abbiamo allungato l'albero secondo quello che erano questa ricostruzione di originale. Senti, in effetti ne mancava una bella fetta, come si può vedere. Sì, sono 5 metri abbondanti. Sì. Senti Cesare, la parte di traverso, come si chiama? Quella che andrà di traverso rispetto all'albero che l'antenna, tiene... L'antenna, dici, sì. quella che tiene la vela. Sì, sì. Quella che tiene la vela quanto sarà lunga? Sarà lunga oltre 20 metri. Oltre 20 metri, sì. Sarà uno spettacolo vedere questo. Direi di sì, ci sono delle bellissime fotografie, fra l'altro degli anni prima della guerra, dell'ultima guerra, negli anni 30, così con le barche qui davanti alla spiaggia ancora sulla piazza, quella che piazza era Milano. Quella che è piazza Milano adesso, con tutti questi bastimenti messi lì sulla riva con l'albero, beh, tutto con questa antenna lunghissima che dici come facevano a portare tanta vela. In effetti erano barche da carico per cui avevano... Per cui stazzavano molto. C'era no? di... Signori, che dobbiamo dire? Vogliamo fare ancora un giro, poi non te lo meniamo più? Che cosa possiamo vedere ancora? Visto che rotta per 3.14? Andiamo a vedere è vita di cantiere, ecco, normale. Ecco, facciamo una cosa però. Quel bel motoscafino lì, per esempio, l'abbiamo ristrutturato, sembra una stupidaggine. Questo è un motoscafino che ha un valore storico notevole di un cantiere famoso del lago di Como. Si chiama Cantiere Torrigia, Lago Maggiore forse, non Lago di Como, sbagliato. Cantiere Torrigia di un appassionato che ci farà dei concorsi, ora lo stiamo anche questo a tempo, non dico a tempo perso, ma così. Senti, facciamo una momenti cosa, concludiamo, di stasi. Se mi consenti concludiamo andando a vedere un po' quello che è il tuo scagno, perché a noi piacerà concludere lì. A morta un po' Tito. Allora Cesare.
Siamo nel tuo scagno. Allora, questo è in pratica non l'ufficio privato, ma l'ufficio. L'ufficio. Qui ci sono, come vedete, L'ufficio tecnico. Naturalmente un dito di polvere dappertutto è obbligatorio. In un cantiere non facciamo tempo a toglierla, che ma ci mancherebbe altro, è bello. Allora, vogliamo vedere un po' il tuo privé? Dai. Mio privé? Che faccia il mio privé? Permesso? Permesso? Ecco, guarda un po', Tito, siediti un po' al posto. Mi metto al posto di comando. Allora, intanto vi vorrei farvi porre l'attenzione sull'oggettistica navale che c'è in questo cantiere. Che è successo? No, sto in piedi perché siete tutti in piedi, mi sento. Allora, intanto guardate un attimo, magnifiche lampade d'epoca, quello è una mia scoperta, Cesare se le era dimenticate dopo che gli hanno giocato un paio, ha pensato bene. Fa parte del gioco. Poi guarda un momento quel gruppo di orologi bellissimi, tutti rigorosamente a mano. Ecco, quelli lì è forse più quello è più prestigioso degli altri. Sì, quello è più bello. E poi c'è un'altra cosa veramente carina, scusa Cesare che mi permetto di fare un po' i tuoi affari, vieni un po' a vedere qui se riesci a vederla, guarda un po', qui c'è un magnifico, aspetta, dov'è? Ecco, guarda un po', l'aquila, ce la fai a prendere questi dettagli? Guarda un momento che cosa c'è lì, questa è una bussola di è una bussola che probabilmente era stata acquistata d'occasione dopo la guerra, quando non si trovava magari una bussola da mettere su una barca, perché magari costavano care, che ne so io. Certo. E questa era una bussola che era stata usata e che in combinazione era proprio una nave da guerra tedesca. Tra l'altro fa ancora degnamente il suo lavoro. Caspita, poi l'ho fatta revisionare completamente ed è perfetta. Tra l'altro credo che il pubblico capirà che cosa significa essere a capo di un'industria così prestigiosa come il cantiere San Germani, anche se poi Cesare è uno di noi che fa casino, che se ne batte il velino, però non dimentichiamo che quelle che il nostro pubblico vede attaccate al muro sono le barche più prestigiose della storia della vela, l'ho detta bene? Ti ringrazio, sei troppo gentile, bisognerebbe che se ne ricordasse anche qualcun altro, non solo il pubblico, però... È vero, Nemo profeta Ampare. È normale. Allora ragazzi, noi l'abbiamo un po' menata Cesare perché, per dirla tutta, siamo capitati d'improvviso, lui se l'è fatta andare bene, ma ormai è digerita. Poi tra l'altro lui non lo dice, però lo diciamo noi, siamo due anni che gli calpestiamo i piedi con i tacchi a spillo perché siamo in casa sua per i nostri programmi, però a noi abbiamo trovato con Cesare una collaborazione straordinaria, lui fa finta di non vedere, noi gli mettiamo a suo quadro il lunedì sera al cantiere, che naturalmente trasmettiamo il martedì, però grazie anche alla location, parola inglese, americana, che viene usato, noi abbiamo avuto un discreto successo di questa serie di trasmissioni. L'hanno detto tutti in effetti, che è l'ambiente proprio che è così caldo, eccetera, è molto piacevole. Speravo che non se ne accorgesse, ma ahimè, ormai c'è arrivato, quindi va bene. No, è la verità. Va bene, se ti strappassimo una promessa per la... Allora, c'ho Mediaset che mi ha chiesto, non so, a parità di prezzo lo darò a Mediaset. Lo darai a Mediaset, naturalmente. Va bene, allora da casa Cesare San Germani a casa Cesare San Germani. A voi studio. Beh, poteva andare peggio, no? Abbiamo fatto un bel lavoro, dai. Ora, magari ti abbiamo colto un po' alla sprovvista, però... È stata una cosa simpatica. Tra l'altro io mi rendo conto che chi lavora non ha voglia di telecamere, anche perché se deve, voglio dire, parlare con il nostro signore, preferisce farlo in privato, però un'incursione cantieristica te la dovevamo. Sì, allora ragazzi, questo è il padrone di casa, lo mangiamo con un applauso, il grande Cesare San Germani. Questo signore, oltre che essere garbato e gentile, e vi giuro che lo sto mettendo in imbarazzo, però lo ricordo al nostro pubblico, costruisce le barche a vela più famose nel mondo. Non se ne accattiamo mai, perché se sei mesi leggere di come sumi, le tue barche, chi daniati ti non ne vendi. Però voglio dire, è una grande tradizione. Siamo un consorzio. È una grande tradizione che noi abbiamo il vanto di tenere alta e in grande considerazione. Professor San Germani, bentornato tra noi. Sono commosso. Il grande Cesare. Con queste immagini dal cantiere, naturalmente noi chiudiamo il nostro appuntamento settimanale. Voi sapete che ci trovate qui alla sala tracciata del cantiere ogni mercoledì alle 20.30, poi ci ritrovate in replica il giovedì alle 14.40 e il sabato alle 14.40. Questo è un appuntamento settimanale, facciamo da mangiare insieme ad amici. Cosa c'è di più bello della vita? Buon appetito a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo. Buona serata, arrivederci.
ci posso fare? Beh.